sempre sostenuto che la CMA doveva essere il punto di riferimento per noi imprenditori. Imprenditori piccoli, che però nessuno vuole ancora capire quanto valgono e quello che possono fare. La Casa delle Imprese è qualcosa di più che la sede della nostra associazione, è il luogo dove le imprese possono venire, trovare servizi, superare quello che è la solitudine di questo momento del mondo dei piccoli imprenditori. Partecipazione, sentirsi rassicurati anche in un momento così difficile come questo, è come un bambino tra le braccia della mamma. Troveranno altri imprenditori, dei colleghi dirigenti, dei funzionari e dei servizi legati alle necessità della nostra piccola impresa. Sono le piccole imprese che ancora oggi riescono a mantenere i posti di lavoro. Soci fondatori di questa associazione più di 60 anni fa, appena finita la guerra, costituirono questa associazione in un momento difficilissimo. La ricostruzione doveva ancora partire e loro pensavano già a un'associazione fatta di piccoli artigiani e imprenditori. Confermiamo il nostro impegno per mantenere intatti quei valori. È il luogo dove ci si può incontrare per creare rete, perché oggi nella competizione l'imprenditore da solo non è più adeguato alle sfide che ha davanti. Per questa serata, che per noi è una festa, e come tutte le feste deve iniziare con qualcosa che richiama la festa. E dopo ci saranno i discorsi e i saluti che non possono mancare in un momento in cui si inaugura una nuova sede. E Perseo, per riuscire a vincere sulla cosa più pesante che c'è, si posa sul vento e sulle nuvole. La danza che abbiamo appena visto ci richiama a vedere le cose dall'alto e non avere pesi nel cuore. In questo momento tutto sembra invece metterci pesi sulle spalle e schiacciarci per terra. Noi dobbiamo sapere che, per quanto sia difficile la nostra situazione come paese, come imprese, noi ce l'abbiamo già fatta, ce la faremo anche in questa volta. Dobbiamo avere l'ottimismo, perché ce la possiamo fare, ma dobbiamo stare insieme, dobbiamo essere uniti, dobbiamo essere vogliosi di farcela. Ma la crescita del PIL e anche l'affermazione di un nuovo modello di sviluppo di questo paese, molto, moltissimo, se non esclusivamente, è legata a quanto le comunità territoriali, i sistemi territoriali, le comunità locali riusciranno in un paese come l'Italia a ritrovare una via per riaccendere i motori dello sviluppo. Riesco ancora a commuovermi di fronte a voi, di fronte al sacrificio, al sogno di aver realizzato la Casa delle Imprese, come l'avete chiamata.